Good afternoon everybody. I hope you're okay. My name is Agnes Bangura. I'm the director and founder of uh, MPA Coaching. We are a recruitment and uh, placement agency uh, based in the UK in London and uh, we help international students to come to London and carry out unpaid work placement but also find them accommodation, English courses, language courses in london, in salamanca, in spain, in dublin, in other cities also in the uk. and today um, and for the next five, six weeks, my wonderful, charming assistant from italy, francesca, will be doing some live videos every tuesdays at 3.30 to our new market, italian market. so i'm going to leave her. To do this presentation to our Italian market, I really really encourage her she 's a bit shy it 's her first time today, but she will be doing it in Italian to uh, really uh, catch the Italian market so thank you very much for all the Italian audience who will be following us from today until 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 <laughs> so thank you very much and to you the The call, miss Francesca Ok, thank you. <ride> molto bene. <ride> molto bene. Eh, ciao a tutti, eh, mi chiamo Francesca, eh, ho 32 anni e sono italiana, ma questo si era già capito. Eh, in questo momento mi trovo a Londra. Eh, svolgo eh, il mio tirocinio formativo per l'università eh, in questa compagnia. <ride> eh, Studio all'Università di Urbino e il mio corso di studi è Lingue e comunicazione per, per le imprese. E, sin da quando mi sono iscritta all'università ho pensato che avrei svolto il mio tirocinio obbligatorio uh, fuori Italia, uh, al fine comunque di uh, migliorare uh, la lingua di competenza, uh, in questo caso l'inglese. Uh, mi trovavo a guardare su, sul web eh, varie compagnie che mi potessero accogliere per eh, svolgere il mio tirocinio e mi sono trovata davanti al sito di MPA Coaching. E li ho contattati e dopo qualche giorno, eh, dalla visione del mio curriculum, eh, abbiamo avuto un colloquio telematico, quindi online. E, e niente, abbiamo chiacchierato e sono piaciuta ad Agnes e ha scelto di accogliermi nella sua compagnia per svolgere il mio tirocinio di marketing e comunicazione all'interno della sua uh, compagnia. NPA Coaching uh, attualmente non si trova in Italia, per cui il suo obiettivo... E il mio sperando di riuscirci è quello di eh, espanderci eh, un po' ovunque in questo caso che è quello che farò io è quello di espanderci in Italia eh, MPA coaching è una compagnia eh, di reclutamento eh, in inglese si dice recruitment and placement eh, ovvero Uh, avete presente quando dovete organizzare un viaggio o comunque trasferirvi in una città e non sapete da dove iniziare, soprattutto se dovete avere a che fare con una lingua che non è di vostra competenza? Beh, questo è quello che facciamo noi. Praticamente vi uh, togliamo di dosso l'ansia e lo stress nel dover fare tutte queste cose. Quindi MP Coaching si occupa di uh, trovarvi. Uh, una compagnia, un'azienda dove svolgere il vostro uh, tirocinio, uh, che sia universitario, che sia, um, non lo so, anche per un'esperienza uh, formativa. Uh, e non solo, vi mh, si occupa e vi dà l'opportunità di trovarvi anche un alloggio, quindi una sistemazione, e un corso d'inglese nel caso in cui necessitaste di. Uh, um, apprendere molto di più le basi e, e poi comunque un'assistenza per, per tutto il periodo richiesto. E oggi um, vi parlerò del tirocinio uh, che qui si chiama internship. E, um, da più di dieci anni MPA Coaching uh, collabora con più di 200 compagnie di qualsiasi settore. Eh, che vi permette di poter eh, svolgere un'attività non retribuita eh, ai fini di apprendere eh, qualcosa di più pratico rispetto al cl alla classica teoria che magari viene insegnata nelle scuole. E, e niente, eh, B. Coaching si occupa di eh, trovare il tirocinio su vostra richiesta che sia in un in campo scientifico, in campo uh, di telecomunicazione, ehm, qualsiasi tipo di tirocinio, qualsiasi sia la vostra esigenza. Ehm, ci metteremo in contatto con le aziende, prepareremo il contratto ehm, e niente, tutto ciò che voi avrete eh, sarà un, un contratto con la compagnia dove vi dice quando iniziate quello che andrete a svolgere e, e basta cioè questo è, è quello che facciamo e... ok ovviamente facciamo molte più cose però questo è quello che riguarda il uh, tirocinio un internship e... è molto utile e formativo perché oltre a permetterti di crescere eh, a livello personale, eh, ti, permette di ti permette di espandere eh, conoscenze e eh, abilità che non credevi neanche di mh, possedere. E, cosa più importante, mh, imparerete una lingua nuova <ride> oltre all'italiano. E, e niente, eh, questa era solo una piccola introduzione eh, per quanto riguarda Uh, ciò che facciamo per il placement, quindi per l'internship. Um, qualsiasi domanda, qualsiasi informazione, eh, siamo presenti su Facebook, Instagram, eh, Twitter, eh, video su YouTube, eh, sito internet. Eh, potete scriverci delle mail e eh, saremo sempre a vostra disposizione per. Eh, per rispondere e per eh, raggiungere degli obiettivi insieme per quanto riguarda le vostre, le vostre esigenze, le vostre necessità. E come anticipato, eh, introdotto Agnes, eh, farò dei video ogni, in diretta ogni martedì alle 3.30 del pomeriggio. E la prossima volta vi parlerò eh, della... Accommodation, Quindi, sarebbe eh, della sistemazione eh, nel caso in cui ne necessitaste, eh, e quindi in, in famiglia. E eh, niente, questo, questo è tutto. Eh, grazie per, per avermi ascoltata. Eh, spero di aver detto qualcosa di utile e eh, di interessante. Eh, alla settimana prossima. Ciao.